Il palazzo simbolo della città di Piacenza ha accolto la polizia per la celebrazione del 166esimo anno dalla fondazione. È stata la prima cerimonia piacentina per il questore Pietro Ostuni, arrivato a febbraio, che ha tracciato un bilancio positivo dell'attività della questura dell'ultimo anno. 57 le persone arrestate dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018, 4 in più rispetto all'anno precedente, oltre 18.000 le persone identificate, più di 42.500 le chiamate al 113 con un calo di 7.600 rispetto all'anno passato, 4.800 le ore di monitoraggio dei siti internet da parte della Polizia Postale. Abbiamo articolato una bellissima azione di prevenzione che ha dato dei risultati. Già c'è stato un decremento dei reati lo scorso anno, quest'anno ne registriamo uno ulteriore. Abbiamo un decremento dei reati in generale del 10%, dei furti in abitazione del 15%, ma non ci dobbiamo fermare, non bisogna demordere, bisogna sempre assolutamente insistere. La prevenzione si fa anche insieme ai cittadini, è importante incontrare i cittadini, le associazioni, parlare con loro, spiegare come noi facciamo la prevenzione e quali sono le piccole accortezze che loro possono utilizzare per contenere questi fenomeni, che sono fenomeni aberranti e fastidiosi. Naturalmente è importante l'interazione, l'azione di coordinamento che viene svolta in maniera brillante dal signor prefetto. Questo ci consente di avere un rapporto, direi, fraterno con i colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e questo lavoro di squadra sta dando veramente notevoli risultati. Per il futuro si punta prevalentemente su? Prevenzione e vicinanza alla gente, credo siano le ricette che dobbiamo sempre seguire. Durante la cerimonia sono stati premiati gli agenti che si sono distinti per meriti di servizio durante operazioni in divisa in borghese. Un encomio è stato assegnato all'ispettore capo Giampiero Sorrentino, lode per l'agente scelto Giuseppe Ugon e per l'agente Giorgio De Mitri, lode per l'agente scelto Carlo Liggia, premi in denaro per l'assistente capo tecnico coordinatore Maria Rossella Dessì, l'assistente capo coordinatore Orlando Maretti, l'assistente capo Enrico Milanesi, il sovrintendente Pierpaolo Moro. Riconoscimento anche per l'agente scelto Luigi Turco e per l'assistente capo Giulio Papa, che hanno salvato un cittadino con il defibrillatore. Alla manifestazione hanno partecipato anche gli alunni delle scuole che hanno preso parte al progetto Pretendiamo Legalità. Sono state premiate la prima B e la prima H della Calvino, la quinta A e la quinta C del Casaroli di Castel San Giovanni.